Terra. E questo è un video di risposta a Nerman97. Andate sul suo canale, fa dei video fantastici, soprattutto quello di Metal Gear Solid in HD. Ecco, e questo video di risposta devo fare una recensione della Top 3 e della Flop 3 dei videogiochi. Beh, inizio con la Flop al numero 3. Web of Shadows, quello per PS2, che quegli altri che sono belli. Il punto è in 2D, perché in 2D non si sa, forse non so io, insomma, ok, non è neanche un gioco vecchio, del 2009 o 2008, devono farlo come Spider-Man 3. Guardate uno screenshot. Aspetta, rivediamolo. Ma stiamo scherzando? È un gioco del 2009. Ci saranno almeno 10-11 errori. Guardate dove è appoggiato il tizio. Il tizio. Guardate. È tutto appoggiato. Si dice. Appallottolato. Mi dico io. Insomma, mi incazzo troppo, passiamo al prossimo, passiamo al numero 2. You are in the movies. In questo gioco, devi metterti in fronte alla telecamera e vai in vari scenari di gioco. Insomma, tipo nei film. Prendi a pugni il coso lì, il barcode lì per terra, lo lì, corri, salti, il problema è uno solo. Gli screenshot fanno vedere persone fantastiche, si vedono benissimo, fantastico. Invece, se lo provate, vi consiglio il mio, se lo provate è tutta. Ci mettete 2 ore a farvi vedere almeno una mano. Allora, questo qui 2 ore. Consigliato? No. Passiamo al numero 1. Fa schifo. Passiamo alla top 3. Il punitore. Fantastico. Dice fantastico, mi sbatto la testa contro la webcam. No, per il punitore. Non ci sono parole, è bellissimo. Ho finito. Volte con i trucchi e meno fretta. Comunque è fantastico. Poi sono un sacco di cameo. Iron Man si vede 2 secondi. Beh, compratelo, anche a 70 euro, compratelo, che adesso ve lo posso dire, compratelo, capito? Tu sarai nero.
questa invasione dagli scarafaggi vieni così e scappi a bordo e vai dove vuoi, puoi andare dove vuoi praticamente, e fantastico. Arkham City. Passa di...